Lem Rodriguez e Andrea Iannone si prestano a essere intervistati su chi, da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio che li hanno impersonati a C'è posta per te. E non mancano alcune dichiarazioni serie sulla loro storia d'amore disseminate tra le varie battute. Bella Rodriguez e Andrea Iannone, i segreti sulla loro storia d'amore. Iannone rivela che Belen si lava i denti prima di andare a letto e la mattina la prima cosa che fa è lavarseli di nuovo. Lui va sempre velocissimo, e non si parla della moto? Belen ci scherza su, no, non frequento gente egoista. Il segreto della loro unione? Per l'Argentina, più passiamo tempo insieme più andiamo d'accordo. Belen Rodriguez incinta? Non ancora arriverà un figlio? Prima o poi, dice Belen, di solito non ho la pancetta, quindi se la vedete non sarà colpa dell'asado, piatto tipico argentino, NDR. Questa dichiarazione sembra escludere i rumors secondo cui la showgirl è incinta. Tutto era nato da un articolo del settimanale Nuovo TV, Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta, la conduzione del Grande Fratello, NDR. Che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera, le voci di una dolce attesa si rincorrevano già dallo scorso dicembre. Quando i telespettatori avevano notato il suo pancino arrotondato durante le puntate di Tu sì che vales. Ma non finisce qui, perché un post su Instagram della sudamericana appariva piuttosto SS accanto a una foto in cui è abbracciata al pilota della Suzuki, Belen ha scritto, proteggimi. Una richiesta che lascia pensare che i due stiano attraversando un momento particolare. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, travestiti da Andrea Iannone e Belen Rodriguez. Maria De Filippi ha puntato su un quintetto d'eccezione per l'ultima puntata di C'è posta, Iacchetti è travestito da donna, Belenza, con lo stesso abito che Belen indossò al Festival di Sanremo 2012. Enzo, però, non ha sulla gamba il tatuaggio cult della celebre farfallina bensì di una gallina, che ha già fatto l'uovo, l'ovetto, come sottolinea il suo socio, Greggione, nei panni del motociclista, con cui conduce spesso Striscia la Notizia.